Oggi su Posteggi si trova con Federico, meglio conosciuto forse come Rece Indie. Allora, Rece Indie, parlavamo con lui, nasce come blog, si è trasferito su Instagram per sfruttare il social più usato del momento, il social più conosciuto, quindi fondamentalmente per marketing si è spostato su Instagram. Come nasce un blog come Rece Indie che va a ricercare la particolarità, il cantante appunto indie, come nasce l'indie, cioè indipendente che suona nella sua cameretta, va in giro a chiedere a 1.000 locali: mi fai suonare, mi fai suonare, ho questo, mi fai suonare. Quindi torna all'indie come deve essere, non all'indie più conosciuto, diciamo, che adesso sta sotto Sony Universal. Come nasce la passione per un blog? Allora, la prima cosa, ci vuole grandissima passione per la musica. Io da sempre sono stato un grandissimo appassionato di musica, nonostante non sia un musicista, ma sono uno che si è messo sempre lì ad ascoltare, cioè da quando sono piccolo e sono sempre cresciuto con l'idea di voler scoprire la musica. Non mi sono mai arenato su una situazione o sul cantante al momento, perché sono sempre andato a cercare qualcosa di nuovo, eccetera. Andando avanti con gli anni, sono diventato una biblioteca musicale per tutti i miei amici. E tutti quanti: oh, andiamo da Federico, che sicuro c'ha qualcosa da consigliarci, no? Poi col tempo ho detto: ma perché non lo scrivo? Cioè, visto la potenza ormai dell'internet, no? Che è diventato il mezzo migliore per comunicare, ho detto: ma quasi quasi lo metto giù per iscritto e propongo quello che ascolto pure ad altri, e magari avrò l'opportunità di scoprire altri artisti che mi verranno a chiamare per presentarmi la loro musica, no? Perché ovviamente io sono in ricerca costante, non dico: ok, ormai sono arrivato, cioè, quello mai. E quindi è nato, e da lì a poco è nato Rece Indie. Cioè, Rece Indie è nato come un gioco all'inizio, cioè volevo farlo così, tanto per, ma poi a quanto pare quello che facevo piaceva alle persone, perché l'obiettivo mio è fare delle cose minimal. Infatti, se tu leggi la descrizione del blog, c'è scritto: recensioni minimal di un hipster di quartiere. Allora, minimal perché? Perché io capisco che le persone vanno veloci come il mondo. Quindi non tutti hanno voglia di mettersi a leggere quella recensione lunga che puoi trovare sui vari blog, diciamo, maggiori. Spesso, no, scrivere quelle 10-15 parole, 2-3 righe in cui tu riesci a dare il concept di quello che dell'artista e descrivere più o meno la sua musica a grandi linee, ti fa andare ad ascoltare l'artista. Tante persone ti fanno: no, ma che è qua? È troppo lungo. In 10 righe tu gli stimoli la curiosità di andarselo a sentire, e io ti dico un po' quello che penso di quello che è. Sto ascoltando, ma il mio obiettivo è incuriosire qualcuno ad ascoltare quell'artista. E poi da lì a poco ho sviluppato poi le interviste, sempre con questo concetto minimal, no? Cioè, in modo che ti stimolo a guardarlo, sfruttando appunto quello che è Instagram, che fondamentalmente è una cosa un po' più veloce rispetto al resto dell'internet, no? E quindi da lì poi ho iniziato prima con artisti che conoscevo io, dico: ok, inizio a parlare di loro perché mi piacciono. Poi piano piano artisti sono avvicinati a me proponendomi la loro musica, e quindi a me tutti i giorni mi arrivano fiumi di musica. Cioè, per me il venerdì è il giorno del terrore, perché escono tutti i singoli, e quindi, capito, c'è l'inondazione. E in più poi ho iniziato a collaborare con diversi uffici stampa, ho iniziato a scoprire tante nuove realtà musicali che mi hanno incuriosito ancora di più e mi spingono sempre ad andare avanti e sempre con più amore verso questa passione, diciamo. Quindi sicuramente radio come la nostra, web radio indipendente, possono aiutare anche a far Come vedere, no, far assolutamente. conoscere questi, che magari anche noi, cioè io spesso anzi leggo su Rece Indie, me lo vado a sentire un artista e dico: ah, cavolo, questo lo posso mettere nel mio programma. Ti è capitato di Chiaro. qualche artista che hai intervistato e che poi è uscito, magari non con numeri giganteschi ancora, però comunque che sentiamo, abbiamo sentito, o sentiremo magari perché sei di qualche progetto con artisti importanti, o ti focalizzi più sul Guarda, fare pubblicità sempre per andare a farli sentire nei live, nei... sinceramente, qualcuno che esca ancora fuori grosso, no, però secondo me ce ne sono alcuni che hanno grossissime potenzialità di farlo. Ma veramente tanti. Cioè, diciamo che io ho seguito dagli inizi Sam & Stan, per esempio, che venivano da X Factor, ma stanno proseguendo con un percorso musicale assurdo, e loro secondo me sono quelli che sfonderanno parecchio, e già, diciamo, hanno un nome abbastanza importante. Pesante. Le piattaforme online aiutano la musica, però siamo rimasti legati, diciamo, io e te almeno personalmente, diciamo, Sì, legati ai anch'io. CD, ai vinili, comunque alle copie fisiche. Però io
Penso che in questo momento, cioè è stato detto da molti, quindi non è che lo dico una mia espressione, però in questo momento soprattutto gli indipendenti che diciamo non hanno nulla da perdere lo devono sfruttare per far sentire, per far uscire quello che di buono hanno, secondo me, perché al momento non Chiaro. hanno competitor grandi, perché giustamente l'etichetta discografica dice aspettiamo, cerchiamo di sfruttare quando potremo. Tu pensi che RecEndie possa aiutare questa cosa? Cioè i blog come RecEndie possono aiutare questa cosa o la bloccano un po' perché Sì. diciamo non riescono a dare l'eco che vorrebbero i cantanti indipendenti o si accontentano tra virgolette di qualsiasi eco i cantanti indipendenti Secondo me invece sì. Secondo me un blog come il mio, come altri, perché non sono l'unico Sì, no. che lo fa, possono essere veramente d'aiuto per questi cantanti. Cioè, alcuni che ti posso dire hanno due o tre singoli, ma hanno bisogno di un'etichetta. Va a finire che a me mi seguono tantissime piccole etichette che posso andare a contattare per permettergli di produrre un disco, perché non tutti, come dicevamo prima, si limitano al digitale, però a alcuni gli piace volerlo fare, no? E può essere che trovano un'etichetta che gli presenti dei prezzi sostenibili che possono essere diversi da quelli di una major, tra virgolette, ma ormai di major ce ne sono anche di quelle indie, no? Sì. E gli permettono di produrre comunque un disco, una maglietta o qualsiasi tipo di merchandising. E secondo me qualcuno tramite me potrebbe arrivare a qua, no, tramite me, tramite altri potrebbe Sì, arrivare a tramite i qualche. blog, ecco. Sì, Prendiamo ma RecEndie io perché penso siamo ormai non c'è paragonabili più come una volta. Diciamo il talent scout che andava a sentirsi la band nel locale, cioè ormai questo si è spostato su Spotify, no? E quindi diciamo che noi possiamo fungere all'etichetta come filtro, cioè di andarti a beccare direttamente l'artista senza dovertelo cercare su Spotify. Sì, questo sicuramente aiuta i blog, la potenza dell'internet, di Sì. settorizzare l'internet, ecco, diciamo. Sì, esatto. Dicevamo anche prima di quanto è importante il cantautorato italiano per i cantanti indie. Qualcuno li ha anche definiti i nuovi cantautori italiani. Cioè, ti trovi d'accordo con questo? Cioè, secondo te la potenza dell'indie sta realmente nei testi? Nelle melodie, cioè dove la troviamo la potenza dell'indie? Perché io personalmente la trovo nei testi facili, comprensibili, ma pieni di altre sfumature dietro che magari non prendi subito, però ti entra subito in testa, cantandola ti vengono in mente le sfumature che voleva dare il cantante o chi ha scritto il testo comunque. Allora, guarda, secondo me, diciamo che l'indie attuale italiano lo possiamo dividere in due grosse categorie. C'è un indie che hai descritto tu, che è quello, diciamo, che sfrutta quelle, che fa un indie che io lo definisco hip hop, diciamo, Ok, ok, no? sì. Che comunque fa quelle melodie che sono più orecchiabili e permettono di rimanere in testa più facilmente e vai a vedere queste molte di queste band le vengono a conoscere persone che fondamentalmente non ascoltavano indie in passato. Cioè, ti faccio un esempio, i Pinguini Tattici Nucleari, una band che ormai viene ascoltata da tutti. E loro poi sfruttano questi citazionismi pop partendo da serie TV, film, Sì. Sì. eccetera, quindi ampio nel loro bacino. Mentre ci sono altri artisti, mi riattacco al cantautorato, cioè io li definisco, cioè o comunque ho sentito anche definirli come il cantautorato postmoderno intimista italiano, no? Che parte dalla vecchia scuola, ma ci mette del nuovo. Ok. Perché diciamo che secondo me il cantautorato di una volta era sì, intimo, cioè parlava di interiorità, ma spesso era più sociale, no? Cioè aveva più un messaggio sociale. E ad oggi invece no, però ti faccio alcuni nomi che secondo me sono degli artisti assurdi e sono estremamente intimisti, tipo Motta, Samuele Bersani, ne un Sì. altro, no? E sono tutti artisti che fanno parte di questa alta frangia indie, in cui poi sono nati altri piccoli artisti che si muovono in questo mondo. Te ne cito uno tipo Apice, che è bravissimo. E si muove anche lui in questa dimensione. Ora con te vorrei provare a dare una definizione che secondo me al momento è difficile dare. La definizione di indie. Secondo te si riesce a dare o al momento è impossibile? Perché diciamo indie nasce un po' anche dall'indipendente, però abbiamo detto che ci sono etichette major indie, quindi l'indipendente diciamo si è andato a perdere un po' per soldi, un po' per farsi conoscere, un po' per problemi economici, un po' per locali che non ti chiamano se non sei sorretto da qualcosa o qualcuno. Quindi per vari motivi, non per forza legati all'artista stesso. È un argomento che cioè ci ho riflettuto tanto e ci ho parlato tanto su questa cosa che mi hai chiesto. Secondo me la parola indie si è dispersa, cioè si è perso quel concetto originale di indie.
cioè che indie, come dicevo, parlava di musica indipendente, perché la musica indipendente, soprattutto in Italia, secondo me quella vera la fanno in pochi, e poi diciamo che è qualcosa che rimanda molto agli anni 90. Cioè, io per musica indipendente, quando mi parli di indie vero, io ti cito Verdena, ti cito Marlene Kunz, ti cito Prozac Più, Sic Tamburo, queste band qui. Ad oggi ci sono ancora band che fanno questo, ti parlo di band come Caracalma, Lenin, altri un po' più, diciamo, famosi, Fast Animals, Slow Kid, Ministri, che sono rimasti con questa sorta di indipendenza, nonostante abbiano una fama elevata. Ministri e Fast Animals sono usciti un po' più da Sì. tutti. Poi che è successo? Che l'indie è diventato la frangia musicale principale, insieme alla rap trap, no? Perché il Sì. ragionamento dell'indie pop lo puoi fare in parallelo con il rap, perché il rap ha avuto lo stesso cammino. Cioè, il rap di una volta lo ascoltavano in pochi. Invece adesso diciamo che è una musica tendenzialmente pop. Sì, Cioè, gli artisti di adesso. punta adesso fanno rap o fanno Sì, indie, infatti viene fatta ok? anche la battuta, il mio Daily Mix è combattuto tra la mia parte trap e la mia parte indie, diciamo. Esatto, cioè Oggi devo adesso tu apri scegliere. qualsiasi play Spotify famosa, dentro ci trovi rap, trap e indie, cioè ci trovi quello, Sì. no? E secondo me si è perso un po' quel concetto, però io non la vedo come una cosa troppo negativa, perché comunque molti artisti hanno cavalcato l'onda di questa cosa, si sono messi a fare hip hop o comunque rap, trap e sono riusciti ad emergere. Non tutti alla fine arriveranno, perché molti... Da cosa deriva da questo? Diciamo un'inflazione musicale per cui troverai copie di copie, cioè molti artisti io li ascolto e dico ok, sono uguali a questi, Sì. però là in mezzo poi nel mazzo trovi sempre quello bravo che sfrutta il momento, capito? Cioè faccio hip hop ma lo faccio a modo mio, ma lo faccio bene, oppure faccio trap ma lo faccio bene. Sì, esatto, non so, mi viene in mente Calcutta agli inizi, diciamo, era l'indie, no? Sì, lui, Poi. cioè, gli albori sono stati lui. E poi, cioè per me lui, diciamo l'indie moderno viene da lui, perché per me dei giornalisti e Gazzelle rimarranno sempre pop, no? Nonostante siano considerati indie. Calcutta, mi viene in mente il video di una demo di Gaetano, mi pare, con i Camillas e i Pop X, cioè fatti dalla. Cioè, quello era proprio l'indie, cioè la presa in giro, diciamo, all'indie e la presa, diciamo, un attimo di coscienza della potenza dell'indie che poteva essere quella Chiaro. vista in Calcutta. Come mai poi si sono trasformati in pop molti, come hai detto tu, Gazzelle, dei giornalisti? Cioè, pensi che sia una scelta dettata dalle vendite? Oppure erano proprio nati così? Cioè, diciamo, Gazzelle non è mai stato indie, non vogliamo offendere nessuno né trattare male nessuno, però si travestiva da indie per poter prendere quella fetta di mercato, ma in realtà è sempre stato pop. Sono d'accordo con questa, secondo me c'è una sorta di sfruttare l'onda, no? Cioè, Gazzelle e i giornalisti, secondo me, sono artisti che hanno sempre fatto pop, e a dimostrarlo sono gli ascolti, perché dei giornalisti lo ascoltano tutti. Cioè, chiunque se conosceva Riccione, cioè Riccione, tu ti prendo quella canzone perché Sì. rimarrà. Dimmi se non è una classica hit estiva che si ascolta sempre, cioè, quella non è una canzone indie, è una hit estiva pop, no? E diciamo che loro hanno, come hai detto tu, si sono travestiti da indie, cioè hanno sfruttato questa cosa, ma in realtà facevano pop e ha detto facciamo indie perché poteva far riscuotere quel successo in più e farti dare quell'ascolto in più, ma fondamentalmente sono pop a tutti gli effetti. Ora, come ti dicevo, il nostro programma che condivido con Emma si chiama Supposte Eugi, quindi cerchiamo le curiosità. Tu ti sei definito una biblioteca musicale, quindi quale migliore persona a cui chiedere tre consigli per gli ascolti se vuoi un artista o un disco o un singolo anche soltanto, questo lo puoi scegliere tu. Allora, io ti consiglio tre artisti, e i primi che ti consiglio sono un duo, e sono devastanti. Si chiamano Home Sweet Home. Io ho avuto la fortuna di vederli l'anno scorso a Roseto, e io ho un concerto così ancora me lo sogno. Cioè, quando vedrete il nome delle tipi, sentirete male perché è tipo lunghissimo, e dici: ma che cos'è questa cosa? Ma lascia perdere, tu metti play e ascolta. Fidati perché non te ne pentirai. E poi vi consiglio un altro gruppo che si chiamano i Lenin. Questi arrivano da Genova e fanno quel alternative rock in stile anni 90. Quindi, se vuoi sentire, volete risentire gli strumenti suonati, le belle distorsioni, i testi belli incazzati, perché io credo che non eravamo solo incazzati negli anni 90, siamo incazzati anche adesso, anzi, forse di più di prima. Quindi,
Quindi andatevi ad ascoltare i Lenin. Hanno fatto un EP bellissimo. Vi consiglio, questo è, diciamo, un po' più leggero perché i primi due sono un po' più aggressivi di sound. Vi consiglio Apice. Apice è un bravissimo cantautore, sempre che arriva dalla Spezia. È un cantautore di quelli moderni, come parlavamo prima. È anche un'ottima ricerca di suoni, perché troverete anche questi sintetizzatori un po' elettronici e ha dei bellissimi testi, secondo me, che vanno ascoltati con l'orecchio teso. Questo sicuramente è una delle cose che mi piace di più dell'indie moderno, diciamo, ascoltare bene i testi per capire veramente, sia attraverso citazioni che magari attraverso testi più ricercati. Allora, io di Suppost'Eugi per Uniradio Cesena vi saluto con Federico di Rece Indie. Vi Ciao a tutti. ringraziamo per l'ascolto e fateci sapere che ne pensate degli ascolti. Anche perché Rece Assolutamente. Indie ha mille storie con consigli per gli ascolti, quindi magari trovate anche altro. Grazie mille. Esatto. Ciao.